Salve, sono Daniela Cerfi e sono un postdoctoral researcher presso l'Università di Studi Gabriele D'Annunzio e Chieti Pescara, ed in particolare presso il Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi presso il campus di Pescara. L'obiettivo del presente post è quello di analizzare le smart regions in Italia da un contesto teoretico ad un empirico. Quindi, in particolare, è quello di esaminare il ruolo che le infrastrutture sociali e digitali potrebbero avere durante il processo di costruzione delle smart regions in Italia, attraverso quindi l'identificazione di alcune domande di ricerca, quali per esempio analizzare il motivo per cui alcune regioni stanno crescendo più velocemente di altre e analizzare quindi anche gli effetti, diversi tipi di effetti che si potrebbero generare dalla diversa interconnessione tra le regioni. Per poter rispondere a questi interrogativi, il presente lavoro è strutturato in due parti. Prima si è utilizzato un approccio di tipo neuronale, ed in particolare la self-organizing map, e successivamente un approccio di tipo multivariato secondo la Fuente Vives del 1995. Questi due approcci sono in grado di portare alla luce le possibili condizioni per il futuro sorgere delle smart regions in Italia. Quindi, nel parlare della metodologia, abbiamo detto l'approccio di tipo neuronale, la self-organizing map, perché permette di fornire una valutazione di breve periodo del dataset utilizzato, quindi in particolare riguardo un'analisi delle performance delle regioni italiane da uno scenario pre-crisi 2005-2010 ad uno scenario post-crisi 2011-2016. Per quanto invece riguarda il secondo approccio di tipo la Fuente Vives, quindi multivariato, esso viene configurato come un two-stage product process modellato usando una nested regional production function, secondo queste due equazioni sottoriportate. In particolare verrà utilizzata nella parte empirica quest'ultima, andando ad analizzare i due diversi tipi di rappresentazioni, il pool model e il fixed effects. Per quanto riguarda il database utilizzato, sia gli indicatori che i dati sono stati ricavati dal rapporto UNITAIO 2018 e, secondo la letteratura esistente, vengono divisi in tre macrocategorie: Social e Human Capital, ICT Use, Innovation and Economy. Ora passiamo quindi alla parte empirica di questo lavoro. Per prima cosa è necessario andare a vedere come si collocano le regioni italiane nel contesto europeo. Questo viene fatto attraverso l'analisi del Regional Innovation Scoreboard 2018 che viene pubblicato ogni 2 anni dalla Commissione europea. In questo caso l'Italia viene classificata come un innovatore moderato con delle performance regionali in forte crescita rispetto al 2014, ma anche qui con livelli di innovazione ancora molto eterogenei al proprio interno. Quindi, per esempio, l'indicatore di innovazione della Lombardia è più elevato, di oltre il 50%, rispetto a quello della Valle d'Aosta, come potete vederlo da questa classifica qui riportata. Quindi potete vedere che le regioni centro e centro-nord sono quelle comunque più sviluppate, quindi si proiettano verso un contesto comunque più europeo o comunque agli stessi livelli delle regioni europee. Invece le regioni del centro-sud e del sud sono sì innovatori, ma ovviamente sono meno innovatrici rispetto sia al contesto stesso italiano sia al contesto europeo. Quindi iniziamo con il primo approccio, come abbiamo detto, quello neuronale, la self-organizing map. Come potete vedere da queste due rappresentazioni, quindi dove quello superiore è uno scenario pre-crisi, quindi 2005-2010, e questo qui in fondo uno scenario post-crisi dal 2011 al 2016. Quello che emerge è la presenza di disparità tra nord e sud per quanto riguarda le infrastrutture economiche, le attività tecnologiche e il tasso di occupazione. Ed in particolare anche per quanto riguarda il social capital, in particolare nelle sue due componenti, il bridging social capital e il bounding social capital. Per quanto riguarda il primo, quindi il bridging social capital, esso può essere considerato come un fattore cruciale per quanto riguarda le differenze regionali, perché permette, per esempio, la creazione di nuove combinazioni di differenti standard di conoscenza e di capacità. Invece, l'approccio di tipo bounding si differenzia perché potrebbe essere considerato un possibile fattore di depressione della capacità delle regioni di adottare ed introdurre nuovi prodotti.
Questi due aspetti invece riguardano l'analisi propriamente multivariata del lavoro, quindi applicando il metodo Pulimonel OLS o il modello Fixed Effort, quindi come va a cambiare l'interpretazione di multivariata a seconda degli indicatori che sono stati utilizzati. Come potete vedere, quindi ogni regione ha adottato differenti policy mix attraverso strumenti orientati a supportare le decisioni derivanti da partnership pubblico-private, network e cluster innovativi. Tra tutte le 21 regioni, l'Emilia-Romagna quindi risulta una delle più avanzate per quanto riguarda l'implementazione della strategia RIS3, quindi che è la normativa europea per quanto riguarda lo sviluppo e l'innovazione delle regioni all'interno dell'Unione Europea. Quindi si può dire che in Italia l'Emilia-Romagna è quella che è più avanti nel processo di accostamento alle direttive europee per quanto riguarda questa strategia. Quindi, in conclusione, quali potrebbero essere le future implementazioni? Quindi potrebbero essere la possibilità di implementare da un punto di vista teorico il residuo di Solow, cercando quindi di mettere in evidenza un possibile ruolo delle specifiche condizioni territoriali. La terza o la seconda future implementazioni riguardano l'introduzione all'interno del modello le determinanti della competitività regionale. Per esempio, andare a inserire quanto va ad influire la storia delle singole regioni italiane e quanto la regione sia accessibile, e cercare di traslare il modello di crescita regionale all'interno di un modello econometrico che possa essere in grado di mettere in evidenza l'importanza e le interazioni di ogni capital asset. Grazie, vi ringrazio per la vostra visita. Potete vedere, per esempio, la...